Io leggo, come tutti i navigatori della rete, leggo e scrivo. E leggo post, leggo articoli, leggo saggi, leggo libri. E naturalmente poi cerco di leggere l'insieme della realtà. Quindi leggo le facce, le montagne, le stelle, i gatti. Mi sono reso conto da diverso tempo che molti scrittori della rete, coloro che hanno una pagina Facebook, un blog, un sito, un portale, una pagina Twitter, eccetera, scrivono, ma non studiano. Lo studio è un'attività che ci consente di liberarci dai pregiudizi. Noi siamo naturalmente pieni di pregiudizi, di pensieri non nostri, di pensieri che pensiamo con la testa altrui, che abbiamo assunto consapevolmente e inconsapevolmente dalla tradizione, dal contesto, dai sentimenti. Ebbene, pochi studiano. Studiano poco, non leggono. Non leggono nemmeno i post che gli altri scrivono, cominciano a leggerli e già sanno cosa pensare, ma soprattutto anche quando leggono non hanno questo atteggiamento rigoroso, onesto intellettualmente, calmo e pronto alla perdizione, cioè pronto a perdere i propri pregiudizi, che è caratteristico dello studio. Quando si legge qualcosa, per esempio un saggio, bisogna svolgere un'attività specifica che implica calma, concentrazione, determinazione a cambiare le idee, riflessione, anche confronto, anche rilettura, ma questo non si fa. Oggi mi è capitato di leggere un articolo dalla Repubblica che riferiva di questo incontro che c'è stato a Pittsburgh, in cui si sono incontrati i geek, gli inventori, i giovani che studiano e che inventano. E a un certo punto Riccardo Luna, che riferisce di questo incontro di giovani che studiano e inventano il presente e il futuro, riferisce del vincitore e dice: quest'anno l'ISEF lo ha vinto Jack Andraka di Crownsville nel Maryland, un ragazzino di 15 anni, bisognerebbe dire un adolescente di 15 anni, bisogna smettere di chiamare tutti ragazzini e ragazze. Un adolescente di 15 anni che ha presentato una invenzione che è la seguente. Ha inventato una specie sticker per determinare subito, con sangue o urina, se qualcuno ha il cancro al pancreas. Secondo i 1300 giudici della gara, lo sticker di Jack, virgolette, ha una accuratezza del 90% ed è 28 volte più veloce, 28 volte meno costoso e 100 volte più sensibile
degli attuali test in commercio. Come ha fatto un quindicenne a realizzare una cosa che potrebbe dare una svolta alla prevenzione del tumore più letale che c'è? Virgolette, è Jack che parla. Perché mio zio è morto di cancro al pancreas e mi sono messo a studiare come avrei potuto salvarlo. Studiare è la parola magica, dice Riccardo Luna. È vero, studiare. Chissà perché poi si divertono così poco gli esseri umani e i navigatori della rete, nella loro stragrande maggioranza, perché si divertono così poco a studiare. Studiare vuol dire arrivare a farsi una opinione chiara e distinta del mondo dentro di noi e fuori di noi con l'ausilio di quello che altri hanno fatto, detto, scritto. Cosa c'è di meglio che di formarsi delle idee chiare e distinte e di liberarsi dalla prigione dei pregiudizi?